La nostra storia parte in un universo lontano, in un pianeta di cui l'umanità non sapeva ancora l'esistenza, ma che da lì a qualche anno avrebbe stravolto per sempre tutta la linea temporale degli esseri umani. Ed è curioso che tutto questo partì da un bambino di una razza aliena, apparentemente normale, ma che avrebbe cambiato l'intera storia di tutto l'universo. E non si fermò qui, arrivò ben oltre, fino a spingersi al di là della vita. I Saiyan sono una razza guerriera del pianeta Vegeta, costantemente impegnata a conquistare altri corpi celesti, al fine di rivenderli per conto del malefico Re Cold, che, a questo punto della storia, ha 2 milioni. Costui è il capostipite della famiglia dei tiranni galattici più temuta dello spazio. Un giorno, lo stesso Re Cold si reca dai Saiyan per presentare il loro figlio, Freezer, 400.000, designato come nuovo comandante delle imprese. I Saiyan non apprezzano il loro capo, ma continuano comunque a lavorare per lui. A distanza di breve tempo, per il Re Vegeta, 12.000, arriva una preoccupazione maggiore. Egli scopre dell'esistenza di Broly, un neonato Saiyan, con un potere latente superiore a quello di suo figlio, il principe Vegeta, e magari colui destinato a diventare Super Saiyan della leggenda. Infatti, il primo ha un livello di 920, e ricordiamo, da bambino, mentre il secondo solo 470. Così, il re dei Saiyan ordina che Broly venga inviato sul desolato pianeta Vampa, affermando che in futuro potrebbe diventare un problema gestire la sua enorme forza. Il padre di Broly però, Paragas, 8000, capisce però il vero motivo dell'allontanamento, cioè il potere combattivo superiore a quello del principe Vegeta, e lo raggiunge sul pianeta Vampa, accompagnato da Beats, 820, con l'intenzione di allenarlo per vendicarsi. Tuttavia, la nave di Paragas, irreparabilmente danneggiata, lo costringe a rimanere intrappolato su Vampa. Per assicurare la durata del cibo, assassina a sangue freddo Beats, prendendo parte del suo equipaggiamento. Nel frattempo, Freezer inizia a non vedere di buon occhio i Saiyan, anche perché, indispettito da alcune leggende relative ai guerrieri prescelti che potrebbero rovesciare il suo impero, il Super Saiyan e il Super Saiyan God, Bardock, attualmente 10.000, è l'unico dei Saiyan a intuire che Freezer potrebbe sbarazzarsi di loro da un momento all'altro. Così mette in salvo il figlio Kakarot, che attualmente ha 2, spedendolo sulla Terra con una navicella sfera. Dopo un po' di tempo, le convinzioni di Bardock diventano certezza e Freezer si convince ad eliminare definitivamente tutti i Saiyan rientrati sul pianeta Vegeta dopo l'ordine di quest'ultimo. Il pianeta viene disintegrato con una sfera supernova, attacco speciale di Freezer, arrivando a 1.000.000, mentre invano i Saiyan osservano la sfera impattare con il pianeta. Il solo Bardock tenta con tutta la sua forza di respingerla, con un'onda di energia senza riuscirci, raggiungendo solo i 30.000 di potenza. Restano in vita solo alcuni Saiyan, rimasti su altri pianeti, tra cui il fratello maggiore di Goku, Radish, 230, ed il principe Vegeta, che ignorano l'ordine di rientrare, insieme a Nappa, 300, ed altri due guerrieri Saiyan. Quel ragazzino scampato all'esplosione ne ha fatta di strada. È stato mandato sul pianeta Terra e l'ha difesa da ogni invasore che ha tentato di distruggerla. Partendo dagli stessi Saiyan, sopravvissuti insieme a lui, per poi passare per nemici più grandi come Freezer, gli androidi e addirittura Majin Buu. Il ragazzo ormai è cresciuto e lo aspetta qualcosa di ancora più grande. Ma perché vi fate questo? Perché vi fate questo?
Bills si risveglia dopo anni e anni. Scopre che Freezer è stato sconfitto da uno strano individuo di nome Goku. A questo punto gli viene alla mente il nome di Super Saiyan God, che lo tormenterà per tutta la saga. La prima cosa che fa è dirigersi insieme al suo collaboratore sul pianeta di Rekkaio per sfidare il nostro protagonista, che verrà steso con molta facilità dal dio della distruzione, il quale in questo momento ha 80 miliardi. Nel frattempo, Vegeta viene avvisato da Rekkaio dell'arrivo imminente di Beerus, o Bills come lo volete chiamare. Questo infatti non si fa attendere. Vegeta si ricorda di lui e la paura lo pervade e cercherà, per tutta la durata della festa del compleanno di Bulma, di non farlo arrabbiare, cosa che purtroppo fallirà miseramente, in quanto Majin Buu gli fregherà tutti i budini. Sì, sembra una cosa stupida, ma è così. A questo punto, Bills sfodera le sue armi e mette abbastanza facilmente KO tutti i guerrieri Z, avendo una potenza di 300 miliardi. Quest'ultimo dà anche uno schiaffo a Bulma, facendo risvegliare la vera potenza di Vegeta Super Saiyan 2, 80 miliardi. Comunque riesce a sferrargli qualche attacco, ma non è comunque abbastanza. Bills è troppo più forte. Quando ormai sembra tutto perduto e Bills sembra intenzionato a distruggere la Terra, arriva Goku, il quale suggerisce di usare le sfere del drago per capire come ottenere questa nuova trasformazione in Super Saiyan God. Capiscono che una manciata di Saiyan devono riversare la propria energia sul Saiyan dal cuore puro. Questo ovviamente sarà Goku. E nella trasformazione in Super Saiyan God raggiunge i 2 bilioni. Bills contro Goku invece ha addirittura 4 bilioni, combattendo soltanto al 70% delle sue possibilità. A questo punto Bills si congratula con Goku e lascia in pace la Terra, e anzi accetterà pure di allenarlo insieme a Vegeta. Successivamente abbiamo la resurrezione di Freezer, ovvero i suoi collaboratori Dagoma 22.000, Shizami 30.000 riescono a resuscitare Freezer, che come sappiamo alla prima trasformazione all'incirca 450.000. Freezer ci dice che, non essendosi mai allenato, non ha mai sviluppato il suo potere nascosto perché non ne aveva mai bisogno, e quindi per 6 mesi si allenerà e tornerà più forte di prima. Passato questo periodo abbiamo l'attacco di quest'ultimo, che si presenterà con centinaia e centinaia di soldati che hanno più o meno 100 ciascuno. A contrastarli ci sarà il maestro Muten, che ha 139 e ha la massima potenza 210, Jaco 150, Krillin si stima avere 1.500.000, Tenzinan più o meno lo stesso potere e Piccolo 800 milioni. Sì, sono molto pompati secondo me. Secondo me sono un po' inferiori in realtà. Dopo che i guerrieri Z sono riusciti a far fuori abbastanza facilmente gli scagnozzi di Freezer, Freezer allora mostra la sua vera forma, ovvero Golden Freezer, 3,5 bilioni. A questo punto arrivano anche Goku e Vegeta, che mostrano anche loro la loro nuova trasformazione, il Super Saiyan Blue, 3 milioni a testa. Bene, qua apriamo un dibattito molto importante. Ovvero, teoricamente, il Super Saiyan Blue non moltiplica per 50 come il Super Saiyan normale. Altrimenti, contando praticamente Goku nella versione normale del Super Saiyan God contro Bills, se l'è combattuta praticamente ad armi pari, trasformato in Super Saiyan moltiplicando per 50 supererebbe di gran lunga Bills, e questo non avrebbe molto senso. E probabilmente così anche per il Kaioken, ovvero non si applicano i canoni normali. Ma tornando allo scontro, peccato che Freezer non è abituato troppo a questa trasformazione e quindi finirà con il perdere lo scontro contro Goku. Comunque sia, dopo un bug temporale, dopo essere tornati indietro nel tempo, Vegeta salva la situazione, abbiamo il torneo di Ciampa. Ovviamente partecipano anche Goku, Vegeta e Piccolo, e anche Majin Buu. Questo torneo viene organizzato per aggiudicarsi la Terra, in quanto nell'universo di Ciampa quest'ultima è inabitata, e quindi viene organizzato appunto questo torneo tra i combattenti più forti di questi due universi.
Il primo scontro vedrà Goku contro Botamo, il quale ha 10 milioni e verrà sconfitto abbastanza facilmente. Il secondo incontro vedrà Goku contro Frost, il quale alla prima trasformazione ha 10 milioni, alla terza trasformazione 200 milioni e alla sua ultima forma 800 milioni. E grazie a uno stratagemma di veleno, possiamo chiamarlo così, batte Goku, che però poi verrà rimesso in gara dato che Frost appunto ha barato, utilizzando un ago avvelenato. A questo punto entra in scena Piccolo, che contro Frost perde per lo stesso motivo. Subentra Vegeta, il quale lo riesce a battere. In questo momento ci dovrebbe essere Maggetta, però non possiamo stabilire un livello di combattimento dato che è un robot, è un cacchio di robot, quindi andiamo avanti. Comunque vince Vegeta. A questo punto entra in gioco il terzo Saiyan di questa saga, Kaba, che ovviamente non è ai livelli di Goku e Vegeta, avendo soltanto 5 milioni, e quindi il nostro amato principe dei Saiyan cercherà di farlo evolvere in Super Saiyan, dove acquisirà 250 milioni. A questo punto della storia entra il personaggio più forte dell'universo 6, Hit, che ha il potere di bloccare il tempo. Batte Vegeta con estrema facilità. Ed è qua che torna in gioco di nuovo il nostro protagonista. Hit, di base, ha 500 miliardi e può bloccare il tempo per 0,1 secondi. In questo scontro, però, si evolve sempre di più. Nel momento in cui sblocca gli 0,2 secondi, arriva a 1 bilione. Quando arriva a 0,5, 3 bilioni. E quando arriva a bloccare un secondo, arriva a 6 bilioni. Valore che Goku riesce a raggiungere facendo il Kaioken per 10 Super Saiyan Blue. E quindi abbiamo tutti e due 6 bilioni. Purtroppo questa trasformazione deteriora Goku, il quale alla fine perde. E qui subentra Monaka, che ha 1000 di potenza, però Hit si fa battere senza alcuna difficoltà. E quindi la Terra rimane nell'universo 7. Dopo il mini torneo tra l'universo 6 e 7, i guerrieri del settimo universo riportano la vittoria finale e Beerus vince la scommessa che aveva fatto con il fratello, salvando la Terra dal pericolo della sua distruzione. Ma nel frattempo, insieme a Whis e a tutti gli altri presenti, chiedono al Super Sharon, dio di tutti i draghi, evocato con le super sfere del drago, di riportare in vita la Terra dell'universo 6, che era andata distrutta in passato per alcune cause naturali, facendo così un favore al fratello Ciampa. Partiamo proprio da questi dei della distruzione e da questi angeli. In realtà, in questo momento della storia, Beerus non ha solo 6 bilioni come detto nel video precedente. Avevamo detto così perché nel film della risurrezione di F, il dio della distruzione aveva dichiarato di aver usato soltanto il 70% della forza contro Goku. Ma invece, nella saga di Dragon Ball Super, ha addirittura 75 bilioni. Il fratello, al contrario, è più debole. E ne ha solo 50. Solo per dire, eh? E si stima essere uno degli dei della distruzione più deboli in assoluto. Invece, i due rispettivi angeli, Whis e Vados, anch'essi fratelli, hanno addirittura 120 e 130 bilioni. Ovviamente sono fratello e sorella. Ricordiamo infatti che Whis può mettere fuori combattimento Beerus con un solo colpo. Quindi, dopo il torneo, e dopo che tutti hanno ricominciato ad allenarsi, dal futuro giunge Trunks, che sta con l'amica di Pilaf, wow, la quale ha addirittura 7 di potenza.
Comunque, Trunks, che ha attualmente 200 milioni di potenza. Trunks è inseguito e minacciato da Black, un personaggio con le sembianze di Goku che può viaggiare nel tempo grazie agli anelli del tempo. Questo, oltre all'aspetto, ha anche la potenza dello stesso Goku. Quindi sui 2 bilioni a massima potenza, ma senza trasformarsi in Super Saiyan Blue. In questo primo scontro, Goku contro Black sembra avere la meglio, ma ovviamente Black impara in fretta e riesce a scappare. Scoperto che gli anelli del tempo sono custoditi da Gowaso, che ha 60 milioni, ed è Kaioshin dell'universo 10, Beerus, Whis e Goku si dirigono da lui per raccogliere informazioni su Black. E qui scoprono che il nemico ha un'aura simile a quella dell'assistente di Gowaso, Zamasu, il quale viene disintegrato da Beerus con un solo colpo, avendo soltanto 100 milioni di potenza. Hakai. Quando tuttavia Goku, che ha 8 bilioni, Vegeta, 7 bilioni e Trunks, 200 milioni, si recano nel futuro per sconfiggere Black, trovano ad attenderli anche Zamasu. Black, infatti, rivela di essere Zamasu, ma di una linea temporale diversa, e in questo momento dichiara anche di essere in grado di trasformarsi nel Super Saiyan Rosé, che ha una potenza di addirittura 10 bilioni. Mentre Zamasu, reso immortale dalle super sfere del drago, dichiara di aver ucciso gli dei della linea temporale di Trunks del futuro. Questo, ricordiamo, ha sempre 100 milioni. Il problema, appunto, è che è immortale. Dopo un duro scontro, Goku e Vegeta tornano nel presente per allenarsi, dato che sono stati sconfitti. L'idea che viene in mente a questo punto è guarire Zeta è quella di imprigionare il nuovo nemico in un barattolo, usando il Mafuda, tecnica usata dal genio delle tartarughe per intrappolare il grande mago Piccolo nella lontana prima serie di Dragon Ball. Trunks cerca di imparare questa tecnica e quando i guerrieri tornano nuovamente nel futuro, ovviamente non riuscirà nell'intento di intrappolare il Kaioshin. Dopo questo episodio, Goku e Vegeta affrontano nuovamente Black e Zamasu. E lo scontro sembra pendere verso il duo dei Kaioshin, finché Trunks non ha un super power up alla Dragon Ball Super, acquisendo un'aura blu, rimanendo comunque Super Saiyan. Riesce a tenere testa a Black, e quindi si stima che abbia raggiunto addirittura i 10 bilioni. Come? Boh. Dopo un lungo combattimento, i due nemici decidono di fondersi, creando una creatura ancora più potente, che raggiunge il valore di addirittura 50 bilioni. Goku e Vegeta, allora, dopo averci preso qualche mazzata, decidono di fondersi a loro volta. Si forma Vegeta Super Saiyan Blue, che ha un valore di 60 bilioni. Riesce a fronteggiarlo e sta per sconfiggerlo, ma ovviamente c'è un colpo di scena inaspettato in Dragon Ball, in quanto la fusione scade troppo presto. Perché come sapete in Dragon Ball la fusione non serve mai a niente e non sconfiggerà mai nessuno. Trunks riesce tuttavia a prendere in mano la situazione, che ormai sembra completamente disperata, e riesce a tagliare a metà Zamasu. Il quale si diffonde come un'essenza maligna in tutto il multiverso. Goku, allora, non vede altra soluzione che richiamare Zeno, grazie al pulsante che gli ha dato lo stesso. Riesce a richiamarlo e fa distruggere qualsiasi cosa si trovi nelle vicinanze, compreso, ovviamente, Zamasu. E così la minaccia è sventata. Finito il torneo di Ciampa, doveva arrivare il vero torneo. E passano soltanto pochi giorni perché questo possa avvenire. I nostri guerrieri sono pronti.
Il torneo del potere sta per avere inizio. Tutti gli universi sono pronti a raggiungere il mondo del nulla, dove gli dei della distruzione Liquir, Ivne e Arak, spero di averli detti bene, che in questo scontro arrivano ad avere rispettivamente 70 bilioni, 67 bilioni e 65 bilioni, si scontrano per impressionare i due Zeno e fanno un gran macello, ovviamente, e saranno poi costretti appunto a risistemare tutto il regno. Successivamente tutti i combattenti arrivano e finalmente ha inizio il torneo del potere. La strategia dell'universo 7, formato dal genio delle tartarughe, Ten Shin Han, Krillin, Gohan, Goku, Vegeta, Piccolo, Freezer, C-17 e C-18, è quella di restare vicini e combattere in gruppo, ma Goku, Vegeta, 17-18 e Freezer vanno a combattere da un'altra parte, presi dalla foga del momento. Subito esce di scena Lilibet dell'universo 10, la quale ha un potere che si aggira sui 20 milioni. Nink, che ha quasi 80 milioni, tenta di trascinare Goku giù dal ring insieme a lui, ma il Saiyan si trasforma in Super Saiyan Blue ed evita di cadere. In seguito, Goku e Vegeta sono accerchiati dai combattenti del nono universo, che vogliono eliminarli, ma loro riescono a farli cadere tutti, eliminando anche Basil, Lavenda e Bergamo, i quali in questo combattimento raggiungono una potenza di 200 milioni, 250 milioni e 300 milioni. A questo punto l'universo 9 non ha più combattenti in gioco, e ogni cosa appartenente a questo universo viene eliminata dai due Zeno, eccezion fatta per Mohito, il quale si stima avere un livello di combattimento intorno ai 120 bilioni. Successivamente si vede Krillin, che a questo punto della storia ha 30 milioni, che riesce a sconfiggere Jum, anche detto l'uccello malefico, con un potere di 20 milioni, e va in aiuto di Androide 18, contro Shosa, 30 milioni, e poi contro Majora, 40 milioni, eliminandoli entrambi. Viene eliminato anche lui però, da Frost, che con un colpo di coda lo scaraventa giù dal ring. Quest'ultimo ha mantenuto lo stesso livello di combattimento del precedente video, che se non avete ancora visto vi invito ad andare a vedere. Intanto Vegeta combatte contro Botamo e Magetta, anch'essi identici all'ultimo video, mentre Kaba, che da normale ha una potenza di 10 milioni essendo migliorato ancora, elimina facilmente Nigrishi, 2 milioni, e Murisam, 1 milione. Nel frattempo, It elimina invece Narirama, un cacchio di robot. Domanda dell'anno! Un robot ha una forza combattiva? Un po' come, e come si calcola? Boh, noi la diamo a intuito, in base a chi riesce a battere, eccetera. Narirama comunque dovrebbe avere un livello di circa 300 milioni. Nel frattempo, Napapa 8 milioni e Meteop 5 milioni si prendono gioco di Kell, che da normale ha soltanto 50.000 di potenza. Infatti il suo potere, quando si trasforma, non segue i normali canoni del Super Saiyan, ma ha moltiplicatori molto più alti. I due tipacci la vogliono spedire fuori dal ring, ma lei viene salvata da Caulifla, che in questo momento ha 10 milioni. Quest'ultima si dirige da Goku, che stava combattendo contro Gimeze, lo Yarkdriano del secondo universo, che sballa tutto il ragionamento degli universi gemelli. Ma vabbè. Ha comunque una potenza sui 120 milioni. Caulifla vuole imparare il Super Saiyan Blue, così inizia a combattere con Goku facendo suscitare invidia nei confronti di Kale, che si vede trascurata. Kale, quindi, non trattiene le emozioni e si trasforma così nel Super Saiyan Berserk, raggiungendo livelli impressionanti, ovvero 8 bilioni. Come? Ah, non chiedetelo a me. Infatti riesce anche a passare attraverso un'onda energetica di Goku Blue, ma vabbè. Si infuria con Goku e, perdendo il controllo, elimina i tipacci Meteop e Vuon. Sarà Jiren a fermare Kale con un solo colpo. Un colpo che raggiunge da solo i 30 bilioni di potenza, tenendola però in gioco. Inutile dire che questa non è la piena potenza di Jiren, ma non ci siamo neanche vicini. Il bello sta ancora per arrivare. Goku è curioso del potere di Jiren e lo vuole sfidare, ma deve combattere contro 5 combattenti dell'universo 11. Kaseran,
700 milioni, Cocotte 650 milioni, Tupper 750 milioni, Kettle 800 milioni e Zoirai 500 milioni. Se gli piacerebbe a sti pipponi, abbassate di 500 milioni tutti, va. Oh, bravo. Andiamo avanti. Insieme a Goku combattono anche Caulifla, Kale 17-18. Caseral vede perdere Tupper e decide di eliminare prima le due ragazze isolandole in una sfera creata da Cocotte. Qui Caulifla fa fatica, ma viene aiutata da Kale, che si libera dal controllo di Cocotte e riesce a controllare il Super Saiyan, raggiungendo il potere di 350 milioni, sconfiggendo i membri dei Pride Troopers dell'universo 11 che li volevano eliminare. Le combattenti del secondo universo vogliono fare sul serio. E qua, già coi nomi iniziamo male. Brienne de Chateau, Su Rosas, Roas e Sankaku. Vabbè, insomma, avete capito loro. Si trasformano, venendo però interrotte da Androide 17, che non sopporta queste scene. Ribrienne, la trasformazione di Brienne, che ha 2 bilioni, combatte contro Vegeta, eliminando però Jirasen. 10 milioni. Questo fa parte dell'universo 10. Sankaku, trasformata in Kakunsa, che ha 1 bilione, combatte contro 17, insieme a Vikal, 400 milioni. Ma le due vengono eliminate dall'androide, che è forte, non si sa come, quasi come un Super Saiyan Blu, ovvero 5 bilioni. Ribrienne e Rosie vogliono vendicarsi scontrandosi con Goku e 17, ma Jimeze viene in loro aiuto e le teletrasporta via. Nel frattempo Gohan riesce a buttare fuori dal ring Botano e insieme a Piccolo elimina le ultime caccole dell'universo 10, causandone la distruzione da parte di Zeno. E quindi gli universi distrutti sono già due. Successivamente c'è lo scontro tra Hit e Dispo, che hanno rispettivamente 12 e 15 bilioni. Il combattente dell'undicesimo universo ha la meglio e la tecnica dell'assassino del sesto universo sembra non funzionare. Dispo riesce a percepire il suono dei muscoli di Hit con le sue orecchie e con la sua velocità attacca l'avversario dove aveva previsto che arrivasse. Hit allora si fa colpire di proposito e nella giusta occasione lancia Dispo fuori dal ring, che viene però salvato da Kushi, che ha 2 bilioni. Hit ha poche speranze, ma proprio quando Dispo stava per sferrare il colpo di grazia, arriva in aiuto di Hit Son Goku, trasformato in Super Saiyan God. Goku sfida Dispo, utilizzando la forma God per la sua velocità e la forma blu per la forza. Hit invece combatte contro Kushi, facendolo uscire dal ring. Anche Dispo ha la peggio confrontandosi nuovamente contro Hit, ma si ritira. Intanto, il maestro Muten, che ha raggiunto un livello di potenza pari a 60.000, dopo aver osservato molti combattimenti, si imbatte in Kawai, 40.000 di potenza, che tenta di sedurlo e di colpirlo con una lancia che viene però evitata da Muten. Kawai prende paura e cade volontariamente dal ring. Così Muten combatte contro Dercory, 100.000 di potenza, che utilizza illusioni e talismani impedendogli di combattere. Muten capisce così che il nemico è pericoloso e la rinchiude in una boccetta con il Mafuba. Zeno acconsente a questa tecnica perché gli piace, contrariamente alle elementali di Quitela. Subito dopo, Muten combatte ancora, ma questa volta il suo avversario è Ganos, che, trasformato, acquisisce sempre più potere, arrivando ad avere 75.000 di potenza. Muten allora aumenta la sua massa muscolare, arrivando a 80.000, e lo sconfigge con una Kamehameha. Il vecchio cade però a terra senza forze, e viene salvato in tempo da Goku, che lo riabilita. A questo punto siamo a un quarto del torneo, e qualcosa si sta per risvegliare, qualcosa di veramente forte. E sappiamo tutti l'incontro incredibile che ci sarà. Nel frattempo, Gohan e Piccolo capiscono che c'è un nemico che li sta colpendo senza farsi vedere. Il nemico è Plum, del secondo universo, che sputa dalla bocca delle sfere che riflettono dei raggi energetici. Quest'ultimo ha una potenza di all'incirca 400 milioni. Piccolo è in difficoltà e perde momentaneamente le braccia. Così Gohan e il Namecciano capiscono che Plum li localizza per mezzo del calore. E così Piccolo decide di riscaldare tutto ciò che lo circonda, facendo confondere il nemico. Nel frattempo Tenshinhan, che ha raggiunto i 50 milioni, localizza Ermila, anch'egli 50 milioni,
che è la fonte dei raggi energetici deviati dall'alleato Plum. Così Tenshinhan crea tre copie di se stesso e riesce ad avere in pugno Ermila, che però distrugge la parte del ring dove si trova Tenshinhan, facendolo così cadere. Una copia di Tenshinhan però si aggrappa a Ermila, che cade insieme al nemico. Plum ora non può fare più nulla e viene eliminato da Vegeta, così come viene eliminato il Dottor Roth, 70 milioni, del sesto universo. Ea, il Kaioshin del terzo universo, decide di ordinare a Majikaio, con un livello pari a 8 milioni, di eliminare Jiren. Interviene però Dispo, che viene ingannato dal nemico e viene intrappolato. Jiren decide così di entrare in azione e Majikaio lascia libero Dispo. Il nemico del terzo universo prepara un pugno enorme per poter schiacciare Jiren, ma quest'ultimo lo sconfigge senza problemi, raggiungendo per un attimo il livello di 35 milioni. Altrove Goku prova a fermare Frost, ma viene fermato da Ribrienne, che vuole vendicarsi. Così il Freezer di noi altri va verso Muten, il quale vuole ancora usare il Mafuba contro di lui. Frost però riesce a fuggire a causa della stanchezza del vecchio ed inizia a torturare il maestro delle tartarughe. All'ultimo però arriva Vegeta, che si trova davanti anche Magenta. Muten prova per un'ultima volta a imprigionare Frost con il Mafuba, ma l'avversario la scaglia contro Vegeta e lo rinchiude in una boccetta. Quindi, con le ultime forze rimaste, il vecchio delle tartarughe distrugge la suddetta boccetta, facendo uscire così il nostro alleato Saiyan, il quale si trasforma in Super Saiyan Blue e, raggiungendo una potenza di 10 milioni, butta giù dal ring Magenta. Frost approfitta per scappare e Muten, dopo aver dato tutto, si getta dal ring, ritirandosi dal combattimento. Nello stesso momento Gohan sta combattendo contro Jimeze del secondo universo. Il teletrasporto dell'avversario mette in difficoltà Gohan, ma in suo aiuto arriva Freezer, che dopo aver torturato Jimeze lo butta fuori dal ring. Gohan è indispettito dalla maniera in cui Freezer ha combattuto, ma purtroppo non può fare nulla. Proprio in quel momento arriva anche di nuovo Frost. Cioè basta, hai rotto le palle. E Freezer inizia a combattere contro Gohan, facendo credere a tutti di essersi schierato dalla parte del nemico. Dopo un po' si trasforma addirittura in forma dorata. E vedendo questa incredibile trasformazione, anche il tizio congelato dell'universo 6 decide di attuare una nuova trasformazione, ovvero il 100% di potenza, raggiungendo i 400 milioni. E Freezer ne approfitta di questo gettandolo fuori dal ring, dato che la nuova forma del nemico lo fa muovere molto più lentamente. L'avversario appena sconfitto è molto adirato da questa cosa e cerca di colpire Freezer dagli spalti, ma Zeno interviene e lo cancella immediatamente. Ma finalmente, dopo tutti questi incontri, ci avviciniamo allo scontro definitivo. Dopo che Super Ribrienne viene scaraventata via da Son Goku, ella si ritrova di fronte a Jiren e, impaurita, scappa via. A questo punto abbiamo uno sguardo fisso tra Goku e Jiren. Ha inizio il loro atteso scontro. Belmont capisce che i tempi sono maturi. Ordina quindi telepaticamente a Jiren di eliminare Son Goku. Anche quest'ultimo sembra pronto a questo combattimento. Jiren inizia a scaturire molta energia che finora aveva risparmiato, raggiungendo gli 80 bilioni. Tutti si fermano e sentono la pressione dell'aura di Jiren. Così inizia. Goku carica e, trasformandosi man mano, prima in Super Saiyan, poi in Super Saiyan 2, poi in God e poi in Super Saiyan Blue, riesce finalmente a far muovere Jiren, il quale prima non accusava nessun colpo. A questo punto inizia il vero e proprio combattimento. Dopo una scarica di colpi che Jiren para abbastanza facilmente, Goku inizia addirittura ad usare il Kaioken per 20, sfoderando tutto quello che può, raggiungendo i 30 bilioni. Ciò non scalfisce minimamente Jiren, che lo prende per i capelli e lo scaraventa fuori dal ring. Il nostro Saiyan preferito però rimane aggrappato al bordo e riesce a rialzarsi. Tutto sembra inutile, ma Goku decide di ritornare alla forma base e di creare una super sfera Genkidama.
con l'aiuto di tutto l'universo 7, compresi quelli che sono stati eliminati. L'unico che non lo aiuta è Vegeta, che però pensa a fermare Ribrien che voleva colpire Goku alle spalle. Jiren lascia tutto il tempo a Goku di utilizzare la sua ultima tecnica, e dopo che ha incanalato abbastanza energia, il nostro protagonista è pronto a scagliarlo, avendo raggiunto un potere di ben 80 bilioni. Il nemico però la ferma con una mano, la rispedisce a Goku. Il Saiyan si deve trasformare in Super Saiyan Blue con Kaioken per poterla respingere. Jiren, allora, a questo punto, usa tutte e due le mani e la reindirizza contro Goku. E dopo un breve ping pong, questa sfera di energia Genkidama super pompatissima al massimo colpisce Goku, il quale viene travolto. Un quarto del ring sembra essere spazzato via e di Goku non c'è traccia. Sembra essere morto, sembra tutto finito. Ma... c'è una calma assoluta sul ring. Tutti pensano che Goku sia stato distrutto dalla sua stessa Genkidama. La tensione è palpabile. Ma a un certo punto, il nostro protagonista riemerge nello stato dell'ultra istinto, avendo rotto il guscio d'energia che lo imprigionava, raggiungendo un livello di combattimento assurdo di ben 82 bilioni. Come detto nel video precedente, inizia così un secondo scontro tra i due, mentre Toppo e Dispo cercano di colpire Goku, che però li scaraventa altrove molto facilmente. Goku ora riesce a colpire Jiren e a schivare la maggior parte dei suoi attacchi. Incredibilmente sembra che questa forma sia a livello del grigio. L'unico problema è che dura molto poco e soprattutto che è in uno stato imperfetto, e Jiren approfitta di questo. Sfoderando una forza pari 80 bilioni, quando finisce la forma di Goku riesce a colpirlo, facendolo ritornare allo stato normale. Jiren non riesce però a finirlo, dato che Hit cerca di colpirlo proprio in quel momento cercando un punto scoperto, ma ovviamente Jiren lo para. Sembra non avere punti deboli, nessun punto scoperto, nessuna apertura. Imbattibile. Goku viene aiutato da Freezer, che dona a lui parte della sua energia per riprendersi. Jiren nel frattempo combatte contro Hit. Quest'ultimo, utilizzando il suo santo temporale, riesce a bloccare i movimenti di Jiren. E qua abbiamo sfoderato il massimo potenziale di Hit, che raggiunge addirittura i 40 bilioni. Ma poco prima che questo potesse sferrare il colpo finale, Jiren riesce a liberarsi dalla tecnica e con un colpo scaraventa Hit fuori dal ring. A quanto pare, la forza di Jiren è così potente da oltrepassare i limiti del tempo. Tutti rimangono inermi di fronte alla sua esplosività. Poco dopo quest'ultimo, non ritenendo che ci siano degni avversari per lui, entra in meditazione, proteggendosi con un campo di forza. Il torneo a questo punto è giunto a metà del tempo e il cielo attorno all'arena si colora di verde. Entriamo nel vivo dell'azione. Dopo qualche minuto Goku vuole combattere nuovamente contro Jiren, ma davanti a sé trova Koistkai, Pancea e Boratera, i tre robot dell'universo 3, che hanno un valore di esattamente 200 milioni a testa. Altrove Caulifla e Kale vengono affrontate da Monna, 400 milioni, del quarto universo. Arriva però Kaba, che decide di combattere contro Monna, al posto delle due alleate Saiyan. Kaba si trova in difficoltà e viene scaraventato fuori dal ring, ma riesce a tenersi aggrappato ad una roccia. E così giunge in suo aiuto Vegeta, che lo sprona a combattere con l'orgoglio Saiyan, con la promessa di essere ospitato sul pianeta Sadala. Kaba riesce così a trasformarsi in Super Saiyan 2, raggiungendo il valore di 500 milioni, e sconfigge Mona eliminandola, giustamente. Sul posto arriva però Freezer, che voglioso di combattere contro un Saiyan, elimina il ragazzo del sesto universo facilmente, sfonderando una forza di 700 milioni, ma sappiamo che sta ancora usando una minima parte del suo vero potenziale. Nel frattempo Goku è in difficoltà contro i Ter Robot, ma arriva in suo aiuto Caulifla. Mentre Vegeta combatte contro Toppo, avendo un potere di 10 bilioni attualmente, Caulifla sfida Goku e gli fa vedere di che pasta è fatta. Goku è costretto così a passare al secondo livello del Super Saiyan, e voglioso di combattere chiama anche Kale ad aiutare l'amica. Goku riesce a trasformarsi per pochi secondi in Super Saiyan 3, raggiungendo i 10 miliardi. Questo eccita le due Saiyan dell'universo di Ciampa.
Kale vuole potenziarsi e raggiungere nuovamente il Super Saiyan leggendario. Quest'ultima riesce a controllare la sua trasformazione e mette in difficoltà Goku, che deve raggiungere la forma di Super Saiyan Gold. Le due Saiyan del sesto universo sono in difficoltà, avendo in questo momento 5 miliardi e 2 miliardi a testa. Goku scaglia delle sfere energetiche verso le due facendole trascinare verso il bordo del ring. Una Kamehameha sconfigge le due ragazze, che però fanno in tempo ad unirsi con gli orecchini Potara. Questi erano tenuti da Kale, e così si forma un nuovo super guerriero, Kefla. La potenza di quest'ultima sembra impensierire anche Vegeta, che stava combattendo contro Toppo. In questo momento, infatti, quest'ultima ha ben 5 bilioni. Gohan e Piccolo stanno combattendo contro Soenel e Pilina, i due namekiani del sesto universo, i quali hanno 400 milioni a testa. Altrove, l'androide 18 è ferita, precisamente ad una caviglia, e viene attaccata da Capopesta. Vabbè, avete capito. 150 milioni. Ma in suo aiuto arriva Androide 17. La lotta tra Goku e Kefla intanto continua. Il Saiyan del sesto universo si trasforma in Super Saiyan Blue, raggiungendo i 15 bilioni. Ricordiamo che non sta ancora al massimo. Ma Kefla, trasformata in Super Saiyan, è troppo più forte. Infatti si stima avere ben 20 bilioni. E proprio per questo Goku sembra essere sconfitto. Proprio in quel momento però, quest'ultimo riattiva l'Ultra Instinct. Questa volta però più debole dell'ultima. Infatti è velocissimo, ma molto meno potente, avendo 60 bilioni. Kefla in questo momento ovviamente è in estrema difficoltà, e Goku sembra avere la meglio. Jiren, Dispo e Toppo osservano il combattimento, intimoriti dalla potenza di quei due. Kefla si trasforma in Super Saiyan 2, raggiungendo il suo massimo potenziale di ben 45 bilioni. Goku non ha molto tempo, e, riuscendo a schivare il potentissimo attacco di Kefla, scaglia una Kamehameha potentissima che colpisce in faccia la Saiyan e la elimina dal torneo. Una scena davvero epica. Ora il destino del sesto universo è nelle mani soltanto dei due namekiani, Soenel e Pilina. Dopo quest'atto incredibile, Goku è praticamente esausto. E c'è qualcuno che ne approfitta, ovviamente. Infatti viene attaccato da Ribrien e Rosi, di nuovo, del secondo universo. Basta! In soccorso del Saiyan però arrivano 17 e 18. 17 riesce ad eliminare Rosi, mentre 18 colpisce duramente Ribrien, facendola regredire alla sua prima forma. Tuttavia, Brien non ce la possiamo levare dalle balle così facilmente, e riesce ad imprigionare 18 bloccandola. Tutto il sesto universo a questo punto dona energia a Brien, che diventa Ribrien. Con un nuovo potere potentissimo, arriva a 18 bilioni di potenza ed acquisisce un corpo gigante e delle ali. Così, a caso. 18 però riesce a trovare la motivazione grazie alle urla di Krillin, e insieme al fratello 17 colpisce Ribrien con una potenza incredibile e riesce ad eliminarla finalmente. Goku insieme agli androidi 17 e 18 combatte contro Zirloin, 100 milioni, Rabarra 70 milioni e Zarbuto 50 milioni. Gli ultimi tre combattenti dell'universo di Hellas si trasformano nella medesima maniera di Ribrien, diventando alquanto imbarazzanti ma acquistando un sacco di potere, aumentando la loro forza a 500, 350 e 250 milioni.
Tutti gli abitanti del secondo universo nel frattempo li stanno seguendo. I tre combattenti creano il Pretty Black Hole, un buco nero che imprigiona i tre guerrieri del settimo universo. Da un'altra parte, Son Gohan e Piccolo combattono contro Sonel e Pilina. Quest'ultimo rivela che loro due sono il risultato dell'assimilazione di tutti i Namecciani presenti nel loro universo e quindi a questo punto sfoderanno tutta la loro incredibile potenza, ovvero 50 miliardi a testa. Gohan, che in questo momento ha 10 miliardi, dice a Piccolo di preparare il Manganco Zappo, mentre lui nel frattempo li tiene occupati. La tecnica purtroppo va a vuoto, dato che Gohan si lascia catturare da Sonel e Pilina colpisce così Piccolo. Il Namecciano, amico di Gohan, sente Nail e Kami parlargli. Così riprende conoscenza e vede davanti a sé Gohan fargli da scudo. Questo è chiaramente un richiamo a quello che è successo in Dragon Ball Z contro Nappa, quando era Junior a sacrificarsi per Gohan. Ora però i ruoli si sono invertiti. Gohan ha imparato tanto in questo torneo, si è allenato duramente prima di parteciparci e sta aumentando a vista d'occhio il suo potere. Ora Piccolo sa che non può sbagliare. Dall'altra parte Goku, trasformato in Super Saiyan Blue, sconfigge il buco nero e i tre vengono eliminati, creando così uno sgomento generale. Nel medesimo tempo, Gohan scontra la sua Kamehameha con il raggio energetico di Pilina. Piccolo scaglia così anche il suo Manganco Zappo, arrivando a 50 miliardi. Sappiamo appunto che il Manganco Zappo aumenta enormemente la potenza di Piccolo. Così i due colpiscono i due Namecciani e Gohan li spedisce fuori dal ring con una Kamehameha che raggiunge addirittura la potenza di 500 miliardi. I Saiyan infatti in questo torneo stanno dando il meglio di sé e migliorano a vista d'occhio. Fino ad ora un miglioramento così l'avevamo visto soltanto da quel tizio lì, quello che blocca il tempo, esatto, quello. Il secondo e sesto universo sono eliminati e così anche Ciampa, che saluta con un linguaccio il suo fratello Beerus. Una scena molto triste che ha toccato molti fan. Assurdo come comunque questa saga ci abbia fatto affezionare in così poco tempo a tutti i personaggi degli altri universi. Ma questa è un'altra storia. Invece, la storia del torneo continua. E Vegeta è infuriato per la scomparsa di Kappa, dato che vede un'altra volta il suo pianeta d'origine scomparire. A quanto pare i Saiyan hanno questo destino. Quindi sconfigge Capo Pestra, ma a buttarlo fuori sarà qualcuno di invisibile, che per poco faceva cadere anche il principe dei Saiyan. Il combattente è Gami Saras, 70 milioni, è del quarto universo e Piccolo decide di creare molta polvere per fare in modo di vederlo più facilmente, così riesce a gettarlo fuori dall'arena. I combattenti rimasti non sembrano poi così forti. Successivamente la coppia Piccolo e Gohan è intrappolata nell'illusione di Shanza, 50 milioni, che fa riapparire le figure di Bergamo, Basil, Botamo e altri guerrieri già scomparsi. Il Namecciano però riesce a sconfiggere il tizio che fa questa illusione, come abbiamo detto prima Shanza, ma cade comunque dal ring per colpa di un altro individuo invisibile. Goku e 17 capiscono che l'ultimo guerriero del quarto universo, Demon, non è altro che un piccolo insetto così minuscolo da restare disparte fino ad ora, che ha addirittura 150 milioni. 17 riesce a imprigionarlo comunque in una delle sue sfere protettive e lo calcia fuori dal ring con estrema facilità. E con questo anche l'universo di Kitela viene cancellato da Zeno. In un batter d'occhio un sacco di universi vengono cancellati così, con un'alzata di mano. I guerrieri del terzo universo escono allo scoperto e si scagliano contro il settimo universo. Biarra, 90 milioni, viene fatto uscire facilmente dagli androidi 17-18. Koizai, Pancea e Borareta, i quali livelli li ho detti nello scorso video, quindi se non sei aggiornato ti ricordo di cliccare la i qua in alto per vedere tutti i video passati, vanno verso Gohan, Goku e Vegeta. Gohan decide di batterli da solo e sembra avere la meglio. Così Paparoni decide di unire i tre robot, suoi alleati, creando un unico essere, Koikirarator. 300 miliardi. Gohan viene aiutato dal padre e da Vegeta, che riescono a respingere il robot. Paparoni, però, ha in mente un altro piano che lo fa sorridere. Infatti, tutto a un tratto, decide di fondersi con questo incredibile robot,
creando così Anirazha. Il guerriero ha un potere illimitato ed è enorme, e raggiunge addirittura 40 bilioni. La velocità di Anirazha sorprende i guerrieri dell'universo di Beerus. Così Goku si trasforma in Super Saiyan God, e insieme a Vegeta Super Saiyan, Gohan e gli androidi cerca di colpire Anirazha da punti diversi. Anirazha però ha una tecnica particolare che gli permette di sferrare dei pugni distorcendo lo spazio attorno a lui e facendoli atterrare di fronte al nemico. Goku viene colto di sorpresa e viene gettato fuori dal ring. In suo aiuto però arriva Freezer, che con un calcio lo rigetta dentro il ring. Che culetto questo Saiyan, 18 comunque viene presa da Anirazha e sta per essere mangiata, ma Goku la salva teletrasportandosi da lei e portandola via. In seguito anche 17 viene fatto cadere giù dall'arena, ma come al solito c'è qualcuno che corre in suo soccorso, ovvero 18, che lo soccorre e lo ributta nel ring, non evitando però di salvare se stessa. Infatti viene eliminata. Giustamente 17 era molto più utile di 18. 18 ha dato tutto quello che poteva dare. Invece per 17, come sappiamo, c'è ancora tempo. Ad Anirazha spuntano delle enormi ali nel frattempo. Così Goku, Vegeta, 17, Gohan e Freezer, alla massima potenza, contrastano la gigantesca rossa sfera creata da Anirazha, che raggiunge i 60 bilioni. Il figlio del nostro protagonista migliora a vista d'occhio, e qua tocca addirittura i 2 bilioni. 17 intanto si stacca dal gruppo e crea una barriera protettiva attorno a sé. Così oltrepassa la sfera nemica e, arrivando dinanzi a Anirazha, colpisce la gemma che è in fronte, il suo punto debole. A questo punto il nostro nuovo antagonista perde le forze e viene così sconfitto, facendo eliminare l'intero terzo universo. Ora la sfida è solo, e dico solo, tra settimo e undicesimo universo. Ora rimane la parte più attesa di tutte, quella che tutti stavamo aspettando. Il Gran Sacerdote a questo punto si accorge che gli spalti sono molto vuoti e così decide di restringerli, facendo ravvicinare tutti gli spettatori di tutti gli universi. Goku nel medesimo momento si trasforma in Super Saiyan Blue, ancora una volta, 15 bilioni. In questo momento inizia a combattere contro Jiren. Vegeta, 10 milioni, si unisce a lui. Android 17 e Son Gohan iniziano a sfidare Toppo, mentre Freezer combatte contro Dispo. Questo infatti riesce a metterlo in serie difficoltà. Quindi si creano questi tre fronti, e quindi tre combattimenti differenti. Vegeta capisce il modo di schivare la raffica di pugni di Jiren, e così attacca il nemico colpendolo più volte. Il grigio però colpisce Vegeta con un potente attacco energetico, facendolo regredire nella sua forma Saiyan base. A questo punto Vegeta si ritrasforma in blu e decide di colpire Jiren con un Final Flash da ben 20 bilioni, che prende in pieno Jiren. Il nemico però è subito in piedi e pronto a contrattaccare. Infatti un attacco da 20 bilioni a Jiren non gli fa niente. Goku a questo punto cerca di colpire il nostro antagonista con le più svariate tecniche. Inizia ad esempio a spargere attorno all'avversario delle piccole sfere di energie esplosive. Fa cadere Jiren così dal ring, ma quest'ultimo si salva, ritornando in gioco. Nel frattempo Freezer continua a combattere contro Dispo, e Android 17 e Gohan sono in difficoltà contro Toppo, il quale adesso ha 15 bilioni. 17 così
decide di farsi bloccare da Toppo, per poi rinchiuderlo insieme a lui nella sua barriera protettiva. Oltre a Gohan, anche l'androide sta migliorando a vista d'occhio il suo potenziale, raggiungendo in questo momento gli 8 bilioni. Così, Gohan spara una Kamehameha contro 17 Toppo, ma si ferma poco prima che Toppo cada dal ring. Guardate il caso, come al solito ogni volta sembra che debbano cadere, ma non cadono mai. Goku e Vegeta tentano di sconfiggere Jiren e si trasformano alla massima potenza del Super Saiyan Blue. Vegeta raggiunge con la nuova trasformazione i 50 bilioni, mentre Goku, in questo momento, con il Kaioken raggiunge i 40 bilioni. Qui abbiamo toccato il massimo potenziale di Vegeta praticamente, o forse no. La battaglia tra Jiren e la coppia Goku-Vegeta prosegue. Dispo sfida Freezer aumentando la sua velocità e colpendolo con nuovi attacchi, ma il nostro padrone dell'universo propone a Dispo di schierarsi con l'undicesimo universo per permettere a Jiren di sconfiggere più facilmente Goku e gli altri. In cambio dovranno resuscitare Freezer con le super sfere del drago. Dispo ovviamente rifiuta, in quanto non vuole allearsi con il male. Allora, il nostro congelatore si trasforma nella forma Golden, raggiungendo i 20 bilioni e prevale su Dispo. Quest'ultimo però attiva la sua abilità segreta che gli permette di essere ancora più veloce della luce. Così veloce, ma così veloce da non farsi vedere nemmeno dal Godpad degli Zeno. A questo punto Freezer sta per essere buttato giù dal ring, ma viene salvato da Gohan, il quale propone a Freezer di creare una gabbia con i suoi raggi, dentro la quale Dispo non può sfuggire al Saiyan, che, stranamente, riesce a sconfiggerlo, sia perché Dispo è molto stanco, e sia perché Gohan tira fuori tutto il suo potenziale e tutto quello che ha imparato durante il torneo, raggiungendo il valore massimo di 5 biliardi. Non fa in tempo però a dargli il colpo di grazia, dato che Freezer finisce le sue forze. Volutamente? Non volutamente? Non lo sapremo mai. Gohan riesce comunque a bloccare l'alleato di Jiren e Toppo e si fa eliminare da Freezer, sacrificandosi per lasciare il suo universo contro soli due avversari, il grigio e Toppo. A questo punto entriamo ancora più nel vivo e si crea ancora di più uno stallo incredibile. È vero che i guerrieri nemici sono soltanto due, ma sono comunque due avversari veramente ostici. Toppo e Androide 17 proseguono lo scontro. Quest'ultimo utilizza la sua barriera e cerca di colpire continuamente Toppo fino allo scadere del tempo. Il Pride Trooper riesce a sconfiggerli e colpisce 17. I due iniziano a lottare alla pari, ma alle spalle di Toppo si intromette Freezer, che colpisce l'avversario agevolando 17. Una scena abbastanza cruda, che ci fa quasi passare dalla parte di Toppo, il quale lotta lealmente, mentre invece il nostro congelatore preferito preferisce attaccare alle spalle. We'll be right back.
Toppo cade a terra e si fa deridere da Freezer. E a questo punto succede uno dei più bei colpi di scena di tutto Dragon Ball Super. Toppo si strappa l'uniforme. Ormai è a pezzi, è stanchissimo. Ma intorno a tutto il suo corpo c'è un'aura viola. Il corpo diventa molto più muscoloso. Compaiono dei tatuaggi luminosi. Beerus riconosce che Toppo ha raggiunto il potere di un dio della distruzione. Infatti sappiamo che era lui il designato a diventare il dio della distruzione del suo universo. Adesso il Pride Trooper ha raggiunto i 70 bilioni e non è neanche nel suo potenziale massimo. La sfida è ancora accesa, manca soltanto un video alla fine del torneo. Ormai ci siamo agli sgoccioli. Freezer capisce, a questo punto, di essere abbastanza nei guai. Eravamo arrivati che Toppo stava per sfoderare la sua grande energia e lancia una sfera di energia distruttiva contro Freezer, il quale non ha paura di evitarla e prova a fermarla. L'attacco però è talmente potente da dividere in due il ring, infatti ha 75 bilioni. Androide 17 è ora in difficoltà contro Toppo, che riesce ad annullare tutti i suoi attacchi con la sua grandissima aura divina. Freezer prova a lanciare contro Toppo una supernova da 40 bilioni, ma Toppo non ha problemi ad annullarla. Sempre lo stesso congelatore viene poi torturato da Toppo, che non ha pietà e lo calcia via. Freezer viene però salvato da numero 17. A questo punto il Neo Dio della Distruzione si riesce a liberare e si scontra nuovamente con Freezer e 17. Ma lo scontro viene interrotto da quello di Jiren e i due Saiyan. A questo punto il grigio con un colpo riesce a fermare i due avversari di Toppo, lasciando Vegeta allo stesso dio della distruzione. Così, Toppo si scaglia contro Vegeta utilizzando tutto il suo potere distruttivo da 70 bilioni. Ma il principe dei Saiyan lo riesce a contrastare ed utilizzando la stessa tecnica utilizzata anni prima contro Majin Buu, arrivando a ben 80 bilioni, lo riesce a sconfiggere eliminandolo dal torneo e rimane anche in vita. A questo punto Goku, Vegeta e 17 provano a colpire Jiren insieme. Quest'ultimo ha liberato la sua enorme aura infuocata raggiungendo i 90 bilioni e solo grazie ad essa riesce a neutralizzare gli attacchi dei componenti del settimo universo che vengono messi istantaneamente a terra. Freezer tenta di uccidere Jiren ma viene scaraventato via senza problemi. Allora 17 si rialza e Belmod gli chiede quale sia il desiderio che esprimerà con le super sfere del drago. 17 spiega che chiederà una crociera con la famiglia. E a questo punto parte tutto un excursus su Belmod che racconta il passato di Jiren ed è come è diventato così forte. Lo stesso grigio a questo punto scaglia un'onda energetica da 90 bilioni che Androide 17 cerca di fermare, sacrificandosi per salvare Goku e Vegeta. In
questo momento quindi rimangono Vegeta e Goku contro Jiren, ma sono esausti. Il principe dei Saiyan prova ad alzarsi e tenta di affrontare Jiren con le ultime forze che ha in corpo, ma ha solo 400 milioni. Così il suo avversario lo colpisce fino allo sfinimento. E prima di cadere, Vegeta ripensa alle promesse fatte ai suoi cari e a tutti i suoi amici. E anche se non riesce a reggersi in piedi, prima di cadere dal ring, dona le sue ultime forze a Goku. Ora il nostro protagonista, quindi, acquisito la nuova energia, si trasforma in Super Saiyan Blu e colpisce Jiren, che però si difende e lo fa ritornare alla forma base. Infatti la disparità è ancora troppo grande. A questo punto, Goku viene colpito da raffiche di pugni di Jiren e sembra essere sull'orlo della caduta, fino a che, ovviamente, all'ultimo momento, si trasforma e ritorna nell'Ultra Istinto, arrivando istantaneamente a 85 bilioni, evitando la tragedia e colpendo il grigio allo stomaco con un potente pugno. A questo punto però lo scontro continua e tutti e due danno il massimo. Goku però non riesce a colpire l'avversario, che ha la sua forza nella difesa. Vegeta a questo punto rassicura tutti e dice che Goku ce la farà e spiega a Belmod che i Saiyan sono praticamente propensi sempre a superarsi. Ed è proprio lo stesso dio della distruzione, che attualmente ha 80 bilioni, innervosito ordina a Jiren di colpire nuovamente Son Goku, che però ovviamente schiva nuovamente l'attacco. Whis sente che il calore di Goku si fa più intenso. Jiren lo colpisce con una raffica incredibile, ma Goku non sembra muoversi. Inizia a sprigionare luce e calore. In questo momento ha 85 bilioni. Jiren così lancia a Goku un colpo inarrestabile da 95 bilioni. Ma il Saiyan scompare. E compare istantaneamente alle sue spalle, assumendo una nuova forma. L'Ultra Instinct Mastered. 110 bilioni. Goku ha i capelli e gli occhi argentati e ora riesce a colpire Jiren con un attacco preciso. La lotta tra i due prosegue e Goku sembra essere in vantaggio. Jiren capisce che la sua forza sta nella fiducia che i compagni ripongono in lui e decide di scagliare un attacco da 90 bilioni contro gli spettatori, così da far crollare tutte le certezze di Goku, che però ovviamente ferma il colpo e furioso colpisce l'avversario mettendolo al tappeto. Sembra mai finito. Fine dei giochi. Jiren è al tappeto e Goku sta per colpirlo, ma non fa in tempo a dargli il colpo di grazia che l'ultra istinto finisce, riducendolo senza forze. Ora Jiren lo colpisce facendolo cadere. Goku però, come al solito, viene salvato da Freezer che, insieme ad Android 17, si trovano ancora sul ring. Vi eravate scordati di loro? Ma ovviamente ci sono sempre. Qua non casca mai nessuno, l'universo 7 distrugge tutti, dopo vi faccio vedere un grafico allucinante. Quindi qua inizia un nuovo incontro, la parte finale, 3 contro 1. Jiren contro i 3 dell'universo 7, stremati. Freezer, trasformato in forma Golden, ma avendo solo 8 bilioni per via della stanchezza, tenta di colpire Jiren, ma non riesce a sopraffarlo. Nonostante anche l'avversario sia molto stanco ed abbia soltanto 15 bilioni. 17 crea un'esplosione dopo aver bloccato Jiren. Quest'ultimo è a terra senza forze e Freezer è pronto a gettarlo fuori. Toppo però, dagli spalti, dà fiducia al compagno, che si rialza e sprigiona nuovamente energia, 25 bilioni. Goku arriva in aiuto di Freezer e 17 e decide così di fare un colpo concatenato con il nostro congelatore preferito, decidendo così di lottare a fianco contro Jiren e riuscendo a spingerlo giù dal terreno di gioco con un attacco incredibile concatenato da 30 bilioni. L'ultima azione disperata, che a quanto pare ha la meglio. Ma anche i due protagonisti dell'attacco cadono insieme a lui. E quindi l'ultimo rimasto sul ring è Android 17. L'undicesimo universo viene cancellato.
E ora, C-17 può esprimere qualsiasi desiderio. Egli desidera che tutti gli universi vengano ripristinati, facendo tornare così alla normalità la vita di tutti. Whis, su consiglio di Beerus, decide di riportare in vita Freezer, il quale riconosce il suo impero. Piccola chicca, Android 17 riesce comunque ad andare in crociera grazie a Bulma, e Goku e Vegeta invece ritornano di nuovo a combattere per cercare di diventare più forti. Goku e Vegeta si stanno allenando presso l'isola privata di Bulma, in presenza di Lord Beerus e di il suo angelo Whis. Il primo ha attualmente in forma base 110 milioni, mentre il secondo 100. Qui Bulma, Bulma, viene a sapere da Trunks che due membri dell'armata di Freezer hanno rubato le sfere del drago ed il drago radar. I protagonisti decidono così di recarsi al continente di ghiaccio per intercettare i ladri e recuperare le sfere. Nello spazio, due soldati dell'armata di Freezer, Lemo 90 e Kirai 120, ricevono una richiesta di aiuto di Paragas e si recano su Vampa. Qui trovano il vecchio Saiyan e fanno conoscenza di Broly, che possiede un potere combattivo elevatissimo, per ora 100.000. I due Saiyan vengono portati al cospetto di Freezer, che, una volta compresa la forza di Broly, decide di usarlo per sconfiggere Goku e Vegeta. Paragas rivela anche di avere posto sul collo del figlio un dispositivo per controllare la sua potenza ed evitare che il figlio sprigioni tutta la sua forza. Tuttavia, Kelai, una volta vista la crudeltà di Paragas verso il figlio, dopo che questo era intervenuto in sua difesa, ruba il telecomando del dispositivo e lo distrugge. Broly confida a Lemo e Kirai una storia della sua infanzia, dimostrando di essere buono e di non voler ferire nessuno in realtà. Quella è tutta apparenza, data dai maltrattamenti del padre e dalla crudeltà con cui è cresciuto. Infatti è cresciuto in un paese di desolazione, con mostri agguerriti e feroci. Nel frattempo gli scagnozzi di Freezer riuniscono le sfere e chiamano l'imperatore, che si reca immediatamente sulla Terra. Goku e Vegeta fanno conoscenza di Broly e inizia la battaglia. Broly attacca Vegeta, che si trasforma prima in Super Saiyan, raggiungendo i 5 miliardi, e poi in Super Saiyan God, arrivando a 2 bilioni. Raggiunto il limite, Broly inizia a sprigionare una potenza mostruosa, raggiungendo i 5 bilioni in pochissimo tempo, un risultato che ha dell'incredibile. Questo ci ricorda la forza illimitata di Hulk, che più si arrabbia e più diventa potente, e, privo del controllo del padre, riesce a contrastare Vegeta, prima di essere fermato da Goku. I due Saiyan iniziano uno scontro, durante il quale Goku capisce che l'avversario non è veramente malvagio, e tenta di tranquillizzarlo. Purtroppo Broly è completamente fuori di sé, e attacca Goku mettendolo al tappeto. Dopo un breve colloquio spirituale con Piccolo, Goku si trasforma in Super Saiyan Blue, riuscendo a surclassare Broly, raggiungendo i 30 milioni. A questo punto Freezer, deluso dal risultato, si ricorda del suo primo scontro con Goku e di come quest'ultimo si trasformò in Super Saiyan a seguito dell'uccisione di Krillin. L'alieno decide così di eliminare crudelmente Paragas e dare la colpa a Goku, scatenando l'ira di Broly, che attualmente ovviamente non capisce più nulla. Si trasforma anche lui in Super Saiyan, infatti. Goku viene totalmente sovraffatto dalla potenza dell'avversario, e nemmeno l'intervento di Vegeta permette di fermare il nemico. Infatti, quest'ultimo arriva addirittura a 40 bilioni. Come possiamo notare, in questo film i canoni classici dei moltiplicatori dei livelli di potenza sono andati completamente a farsi benedire, ma io vi riporto soltanto quello che c'è nel film. Infatti già il fatto che Goku normale riesca a controbattere contro un Broly che abbia battuto Vegeta a Super Saiyan God non ha molto senso. I due guerrieri comunque riescono a scagliare Broly contro Freezer, per poi teletrasportarsi da Piccolo. Qui Goku propone la tecnica della fusione a Vegeta, che accetta a malavoglia, come al solito. Nel frattempo, Freezer si trasforma in Golden Freezer, 35 bilioni, nel tentativo di respingere Broly senza successo, il quale continua ad aumentare la sua potenza arrivando a 45 bilioni. Goku e Vegeta nel frattempo, dopo due tentativi falliti, riescono nel loro intento e formano Gogeta. Gogeta si reca dove si trova Freezer e ha un breve dialogo con lui. Nel frattempo, Broly assale Whis, il quale si limita a schivare i colpi dell'avversario.
infatti, è nettamente superiore. Se non vi ricordate, il suo livello di potenza si trova nella classifica dei 50 guerrieri più potenti mai apparsi in Dragon Ball che trovate qua in alto, cliccando sulla I. Comunque sia, Gogeta interviene e ingaggia un combattimento leggendario con Broly. Veramente qui la regia dà il meglio di sé, qualcosa di veramente spettacolare, e qua in alto trovate anche la recensione della puntata. Gogeta a questo punto, trasformatosi in Super Saiyan Blue, supera completamente Broly, arrivando a 120 bilioni, mentre Broly, trasformato in Super Saiyan 2, arriva a 95. Ma prima di essere sconfitto con una mega onda energetica da 145 bilioni, egli viene tratto in salvo da Kirai attraverso le sfere del drago, che lo rimandano su Vampa. Kirai fugge con l'emo per ricongiungersi con Broly, mentre Freezer finalmente si allontana dalla Terra. La minaccia è sventata e l'unione di Goku e Vegeta hanno creato uno dei guerrieri più forti mai esistiti, specialmente adesso dopo tutti questi allenamenti e dopo il torneo del potere. Poco tempo dopo, Goku si reca su Vampa, dove incontra Broly, Kirai e l'emo. Goku offre al gruppo qualche capsula e dei Senzu, in cambio di poter sfidare nuovamente l'avversario Broly. Finalmente Kirai chiede il suo nome al Saiyan, che dapprima si presenta come Goku e poi, per la prima volta, dichiara di chiamarsi Kakarot. Ed è proprio questo Kakarot, il nostro protagonista, colui che ci ha fatto vivere tutte queste avventure, colui che è riuscito a salvare l'universo più volte, ma sicuramente non si fermerà qui. Ed è per questo che la prossima volta vorrò parlarvi del suo passato, e perché no, magari anche del suo futuro. E sono sicuro che rimarrà per sempre nei nostri cuori. Grazie Goku. Al prossimo film su di te.